come puoi fare a scalare una campagna Facebook Ads o in generale di traffico a pagamento? Che cosa significa scalare? Beh, dunque significa che nel momento in cui hai una campagna sul web che genera traffico a pagamento verso un qualche tuo funnel, verso una qualche tua offerta, per cui stai investendo del denaro per generare traffico, e se investi denaro si presuppone che probabilmente te ne ritorna indietro una quantità maggiore, quindi hai un profitto, ci guadagni sopra, stai investendo un euro magari per fartene tornare indietro due, stai investendo 10 euro al giorno per fartene tornare indietro 20, beh, arrivi a una situazione in cui a questo punto inizi a dire: ok, invece di investire 10 euro al giorno per farmene tornare indietro 20, vorrei investirne 100 per farne tornare indietro 200, vorrei investirne 1000 per farne tornare indietro 2000. Questo significa scalare. E sembra ovvio, no? Dire: ok, vado allora semplicemente ad aumentare il budget, ad aumentare quanto investo nella mia campagna pubblicitaria per incrementare quello che mi torna indietro, per incrementare l'utile. E in realtà non è così ovvio, perché nel momento in cui si va ad aumentare semplicemente il budget, si va ad aumentare quanto si investe, generalmente si perde in efficienza in tutto questo processo, per cui quello che succede è che si alza quello che si chiama il costo per lead, si alza quello che si chiama il costo per contatto, o in generale il costo per cliente, quanto vai a spendere per fare la singola vendita di ognuna delle tue offerte. E dunque come si fa? Bisogna un attimo attrezzarsi, bisogna un attimo averci una strategia per andare a cercare di alzare il budget e comunque alzare l'investimento pubblicitario in maniera efficiente. Il primo modo per farlo è la scalatura in maniera verticale, no? Per cui nel momento in cui hai una campagna che funziona, ad esempio a 10 euro al giorno, puoi dire: ok, innalzo piano piano il budget, la porto a 20 euro al giorno, la porto a 30 euro al giorno, sapendo che in questo processo probabilmente ci perdi un po' in efficienza, per cui magari se acquisire un contatto ti costava prima, che so, un euro a contatto, poi andando avanti nel momento in cui alzi inizia a costarti 1,2, 1,3, 1,5, quindi perderai un po' di efficienza. Se investendo 10 euro al giorno te ne ritornano indietro 20, magari nel momento in cui investi 20 euro al giorno non te ne tornano indietro 20, te ne tornano indietro 30, che so, e quindi a un certo punto toccherai un tetto in cui non ti conviene più salire in questo modo, però ha senso andare a esplorare fino a che punto puoi arrivare. L'altro modo per scalare è scalare in maniera orizzontale, no? Per cui invece di dire: ok, siccome Facebook si basa sugli interessi comunque delle persone, va a fare targeting basato sugli interessi delle persone, scalare in maniera orizzontale significa aggiungere dei target, aggiungere degli altri pubblici possibili a cui mostrare la stessa campagna pubblicitaria. Questo significa scalare in maniera orizzontale, per cui se un certo numero di persone prima non vedeva la tua pubblicità e adesso inizia a vederlo, sta investendo budget su quelle nuove persone che magari sono dei nuovi potenziali clienti. L'altro modo per scalare è scalare in maniera diagonale, cioè lo stesso pubblico andare a vedere se lo puoi andare a conquistare con degli angoli diversi, con dei messaggi diversi, con dei contenuti diversi. A volte lo stesso pubblico ha un certo gruppo di persone, un pubblico ha una fetta che reagisce a un certo messaggio e un'altra fetta che reagisce a un messaggio leggermente diverso. Quindi andare a esplorare diversi tipi di messaggio per lo stesso pubblico ti può portare a riuscire a scalare, a riuscire a coprire un numero maggiore di persone con le tue offerte. Quindi puoi scalare in maniera verticale, semplicemente alzando il budget, puoi scalare in maniera orizzontale, aggiungendo tipi di pubblico diverso, puoi scalare in maniera diagonale, aggiungendo messaggi diversi. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami un commento, lasciami una reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.